Dirigenti storici della destra in Molise, giovani che vogliono misurarsi con la politica. Il Movimento Nazionale per la Sovranità traccia un primo bilancio dell'azione politica in regione. In prima fila alleati come l'ex presidente Michele Iorio, che sta radicando Direzione Italia di Fitto, e il segretario di Idea Maurizio Tiberio. E poi big di AN e del PDL che tornano a casa. Quella casa, dice in particolare Angela Fusco Perrella, ufficializzando così la sua adesione, da cui non sono mai andata via. Il progetto, sintetizza l'ex assessore, a ridare il Molise in mano a chi vuole ricostruire un futuro e sa che la regione è un'istituzione pubblica. L'orizzonte della nuova forza politica, nata dalla fusione della destra di Storace e di Azione Nazionale di Alemanno, entrambi presenti con Scopelliti e Meni all'appuntamento di Campobasso, è quello delle regionali 2018, dunque in Molise. L'obiettivo è quello di governare questa regione, che in questo momento veramente è in grossissime difficoltà ed è in mano a persone che, a mio avviso, tutto stanno facendo tranne che gli interessi dei cittadini. Noi vogliamo dare, ecco, una svolta rimettendo insieme tutte le anime del centrodestra. Il renzismo ha fallito, dicono gli esponenti della destra sovranista, e 5 Stelle pure perdono piano piano terreno e intravedono così lo spazio per tornare protagonisti. Uno spazio enorme. Repubblica, in un suo sondaggio, ha detto che lo spazio della destra, che loro definiscono lepenista, noi definiamo sovranista, è al circa il 25%. Noi dobbiamo rappresentare in Italia quello che in tutta Europa si sta manifestando come una volontà di riprendere la sovranità nazionale e popolare, ovvero rispondere alla crisi dell'Unione Europea, alla crisi della globalizzazione, riprendendoci le chiavi di casa, tornando ad essere padroni a casa nostra, sul fronte dell'immigrazione, dell'economia, della nostra dignità nazionale. In Molise invece si torna al voto fra un anno. Noi vogliamo delle affermazioni forti, siamo fortemente di destra, ma vogliamo unità del centrodestra, senza compromessi al ribasso. Abbiamo bisogno fondamentalmente di un grande confronto e le primarie per scegliere il Presidente della Regione come il candidato alla Presidenza del Consiglio sono fondamentali per scegliere la persona e anche per scegliere l'orientamento programmatico prevalente.